Bene, siamo con il professor Bodei che nella sua prima lezione, Arcana Imperi, ci parlerà dell'esercizio del potere fra segretezza e trasparenza. Come è cambiato il rapporto nella storia fra questi due poli e in particolar modo nella modernità? Nel mondo antico, soprattutto romano, la politica era l'arte di reggere gli stati secondo ragione e giustizia e questa è andata avanti per tutto il Medioevo. Naturalmente la pratica era diversa, come dimostrano autori già con Tacito, poi Plutarco, eccetera. E col cristianesimo si è sempre mantenuto un certo distacco dalla politica, dare a Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare, ma di fatto i principi cristiani presentavano il principe, come farà anche Erasmo, come principe cristiano, quindi buono, eccetera. È stato Machiavelli e poi Guicciardini, tutti i teorici della ragion di Stato, a dimostrare che la politica invece è qualcosa di quasi ferino, no? L'uomo politico è come un centauro, dice Machiavelli, mezzo uomo e mezzo bestia, oppure usa la golpe e il leone, cioè l'astuzia e la forza, e quindi si muove attraverso simulazione e dissimulazione, soprattutto attraverso il segreto. Per cui la ragion di Stato è basata sul fatto non di agire secondo ragione e giustizia, ma della conquista, del mantenimento e dell'ampliamento del potere con qualsiasi mezzo. E la politica diventa un'arte segreta che ha il segretario, non mi viene da questo, che è accanto al principe nel decidere le strategie. E quindi, come diceva Hobbes, non auctoritas non veritas facti legem, e se volesse il potere politico renderebbe falso anche il teorema di Pitagora. E le cose cambiano con la nascita del regime proto-liberale inglese, con i parlamenti che discutono in pubblico le questioni dello Stato, con l'illuminismo, col tribunale della ragione che giudica su tutto, ma poi la democrazia che mette fuori gioco dal punto di vista formale i poteri occulti, anche se poi non è una casa di vetro perché c'ha appunto le spie, la diplomazia in cui c'è sempre qualcosa da nascondere. Il cambio ulteriore è stato quello più recente con per esempio le dittature, i totalitarismi del Novecento, la guerra fredda che ha provocato non soltanto la P2, i colpi di Stato in Cile, lo stragismo, quindi non ci andavano tanto gladio, e queste cose piano piano sono cambiate ma non sono finite, e soprattutto con le nuove tecnologie, soprattutto con i big data, si stabiliscono quali sono le tendenze dei cittadini quando usano la carta di credito, vanno al supermercato, quando esprimono in Facebook le loro idee, e poi gli si rimandano indietro i dati, come è successo con Trump, come è successo con Cambridge Analytica, e si manipola in maniera soft le decisioni dei cittadini, e quindi c'è un problema di come mantenere certe forme di democrazia ed evitare che ci sia un'infantilizzazione del pubblico. Ecco, allora partendo diciamo dalla contemporaneità, ma senza necessariamente entrare nella cronaca, nelle nostre società contemporanee c'è una forte istanza di trasparenza, prendiamo ad esempio casi recenti come Wikileaks, la domanda è: normalmente noi siamo portati ad attribuire alla trasparenza un valore positivo e all'opacità magari un valore negativo, e però lei in un suo libro recente si è occupato anche del limite, c'è un limite, c'è qualcosa che necessariamente nell'esercizio del potere deve rimanere oscuro? Cosa possiamo sapere? Beh, legittimamente è quello che impedisce per esempio a uno Stato di essere indebolito, infiltrato da poteri ostili, e poi nei rapporti privati alla casa di vetro corrisponde il cuore di cristallo, e cioè che uno deve essere sincero fino alla fine, e che è sbagliato, cioè ognuno ha diritto alla sua privacy, a avere qualcosa che non mette in pubblico. Per cui anche Montaigne, quando ha scritto i saggi, ha detto che si è messo di profilo e non di faccia, perché c'è una parte del viso che nasconde, e questo vale per tutti. Una sincerità esagerata diventa un'intrusione nella
privacy dei singoli. Ultima domanda, l'altra sua lezione riguarda il coraggio della verità. Noi abbiamo avuto, diciamo, nella storia del pensiero filosofico e del pensiero scientifico grandi esempi, pensiamo fin da Socrate ma anche appunto a Giordano Bruno. Nella contemporaneità il coraggio della verità a che cosa può corrispondere? Beh, il coraggio della verità intanto è dire la verità a chi ci può nuocere, al potere, ci può torturare, ci può mandare in esilio, ci può uccidere, e quindi è anche riferito alla coerenza con se stessi, al mantenimento della dignità. Nel mondo antico, soprattutto i filosofi antichi, Platone va a Siracusa perché non voleva essere uomo di sole parole, ma voleva essere coerente con se stesso, la coerenza è obbligatoria, diciamo. Nel mondo moderno la cosa non è così, perché ci sono appunto Rousseau che aveva scritto il più bel libro di pedagogia, poi manda i figli in orfanotrofio, Heidegger che aderisce al nazismo, però resta sempre un filosofo importante. C'è una storia con cui vorrei chiudere, di Max Scheler, che era un professore di filosofia morale, che venne trovato in un bordello dal suo rettore e dice: ma come il professore di filosofia morale questo? Dice lui: sai, i filosofi sono come i cartelli stradali, dicono dove si deve andare, ma non è detto che ci devo andare anche io. Bene, ringraziamo il professor Bodei e buon proseguimento di festival.